Da Radio Circuito 29, l'appuntamento dalla parte dei consumatori. Cari consumatori, anzi oggi è il caso di dire cari condomini, è obbligatorio secondo voi avere un conto corrente condominiale dal quale appunto prelevare soldi per pagare la bolletta comune delle scale piuttosto che quella della luce per la pulizia delle scale, chiaramente? Giriamo questa domanda a chi ne sa un po' più di noi ed è Sabrina Turrin di Ajac Condomini. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cara Sabrina, è obbligatorio questo conto corrente condominiale e soprattutto chi deve avere accesso? E poi, dobbiamo fidarci? Allora, assolutamente sì, è la risposta. In ogni caso, qui non ci sono cose soggettive, ma un condominio piccolo no, un condominio grande sì. È sempre, sempre obbligatorio. E cosa molto importante e purtroppo non così scontata è che ogni condominio deve avere un conto corrente. Perché lo dico? Perché purtroppo sono capitati dei casi che un amministratore che gestiva, non so, 10 condomini avesse un solo conto corrente per tutti i 10 condomini. Potete immaginare il caos, certo, che questo provoca. Magari ci sono anche casi di omonimia di persone, quindi non si sa poi a che condominio appartiene. Insomma, assolutamente è importante che ogni condominio abbia un conto corrente dedicato a tutte, e dico tutte, le spese che il condominio deve affrontare. Qualsiasi cosa deve sempre passare per il conto corrente, ma questo anche per un discorso di trasparenza nei confronti dei condomini, tant'è vero che i condomini stessi in ogni momento possono chiedere all'amministratore, sì, una copia dei movimenti del conto corrente. Ah, in modo tale importante che riescono a controllare quello che poi anche l'amministratore fa. E questo è importantissimo, anche perché abbiamo letto dei casi di sottrazione di soldi, poi soggetto appunto amministratore sparito. Insomma, in questo caso come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo semplicemente fare una denuncia? Assolutamente sì. Ok. Allora, c'è un convegno molto importante che si terrà più o meno verso la fine di gennaio, che vedrà protagonista Ajac. Sì, esatto. Allora, ci sarà un meeting molto importante, questo lo dico poi a tutti gli amministratori, appunto il 27 di gennaio a Brescia, quindi assolutamente vi aspetto tutti. Poi più avanti comunque diremo anche di che cosa si tratta, però certo, insomma, comunque segnatevi la data. Allora, chi volesse maggiori informazioni per quanto riguarda il conto corrente anche per l'ultimo evento annunciato, diamo le coordinate per raggiungere Ajac. Sì, certo. Allora, potete chiamarmi allo 0376 15 86 607 oppure scrivermi a mantova@ajaccondomini.it. Perfetto, prima di ringraziare la mia ospite vi ricordo che tutte le interviste trasmesse nel corso di questa mattinata le troverete sulla pagina Facebook di Radio Circuito 29, riascoltatele quando avrete anche un minuto di pausa, così insomma sarete sempre aggiornati sulle novità per quanto riguarda i condomini e la nostra vita in generale. Sabrina Turrin, grazie, buon lavoro! Grazie a voi, buona giornata!